Paolo Miggiano. Ciao Paolo e benvenuto. Ciao Cristina. Hai dichiarato che ci sono 5 valori da portare avanti durante il corso della vita: il rispetto delle persone e dell'ambiente, libertà, amore, moralità, uguaglianza e lealtà. E la legalità? È tutto questo. Ma non credi che si stia abusando del termine legalità? Per me la legalità è normalità. Se le cose sono normali, il termine legalità non c'è bisogno di usarlo più. In generale, sulla lotta alla criminalità organizzata nel nostro paese si sono svolti numerosi incontri, sono state fatte letteralmente opere e non solo si sono stati scritti appunto dei libri, ma non si è parlato un po' troppo? Guarda, io dico questo. Perché si parla, ma le cose non cambiano. Libri. Allora ci chiediamo il punto, qual è? Libri, manifestazioni, fiaccolate, flash mob, messe cantate o laiche che siano, secondo me quando le situazioni sono così incancrenite non cambiano le cose. Ci vuole un impegno serio e concreto che dia la possibilità alla gente di avere un'alternativa, di scegliere, perché in tutti i paesi si delinque, ma a Napoli si delinque in maniera particolare perché mancano le condizioni di base. Cioè? Manca il lavoro, manca la cultura, mancano gli asili nido, manca la normalità. Per cui se c'è normalità, se le città sono normali, c'è legalità, c'è rispetto degli altri. Poi i fenomeni criminali ci sono sempre, è fisiologico. Caino Abele commettono un delitto, no? Caino commette un delitto, quindi nasce con l'uomo il crimine, però il problema è contenere all'interno di livelli fisiologici certi fenomeni. A Napoli invece sembra che questo non si possa assolutamente fare. E il male dove risiede? Solo nella camorra o le persone dovrebbero avere più moralità nel non girare la testa? Guardate, guarda Cristina, girare la testa nel senso che non farsi i fatti suoi. Ecco, quello che è successo l'altra sera a Natoli, a Castello di Cisterna, un fatto straordinario. Ecco, ricordiamo cosa è successo. È successo che un signore che sta qui in Italia, è straniero, viene dall'Ucraina, che si guadagna da vivere facendo il muratore, va a fare la spesa con la figlia piccola al supermercato, si imbatte in una rapina, mette in salvo la propria piccola, torna e affronta i due rapinatori che stavano compiendo la rapina. Uno lo riesce persino a disarmare, l'altro, accorgendosi di questo, lo sopraffà e lo uccide. Ecco, questo è un fatto straordinario. No, non, alla gente non bisogna chiedere questo. Questo lo devono fare le forze dell'ordine. Alla gente bisogna chiedere di essere appunto normali, di fare le cose come vanno fatte, rispettare le regole, sì, dico banalità, fermarsi, non camminare con le macchine, superare i limiti di velocità, non fare le cose, non comprare le cose dalla camorra, non risparmiare 100 euro su un iPhone rubato, non assecondare il cavallo di ritorno, tutte queste cose qua. Purtroppo a Napoli perché rubano i Rolex? Perché c'è qualche bel furbo borghese che non lo vuole pagare 5.000 euro, ma lo vuole pagare 3.000. Ma i Rolex rubano a Napoli e li rubano i criminali, i camorristi. Ma la politica, ecco, vediamo l'occasione per dirlo, c'entra o non c'entra? Guarda, la politica deve essere un'occasione, non un'occasione di approfittamento, ma un'occasione per la gente. Fare politica significa occuparsi della cosa pubblica, occuparsi degli aspetti. La famosa res pubblica, no? Come dire, qui poi abbiamo anche il resto. Giochiamo in territorio favorevole. Giochiamo in casa. Quindi, come dire, la politica deve essere una occasione, non un'occasione di approfittamento per sistemare. Possiamo dirlo? Come no? Grazie tuoi.
I giovani ragazzi appartenenti alla famiglia Giuliano, che sono, diciamo, il clan implicato in questa storia che tu narri, Annalisa, Durante, vivono a Formia. Dicono di essere dei giovani tranquilli, di non entrare nelle vicende di cui tu racconti, ma poi di fronte a un atto come l'uccisione di una giovanissima di soli 14 anni si può restare così indifferenti? O dovrebbero esprimere una vera e propria indignazione nei confronti di tutto questo mondo che loro dicono non gli appartiene? Dovrebbero farlo anche loro se sono effettivamente fuori da queste vicende. Dovrebbero prendere le distanze, ma non così a chiacchiere. Ma, e tu cosa diresti loro? A loro direi: intanto parlate con i vostri parenti, intanto convincete, se siete nella legalità, come dite di essere, io non ho nessun dubbio, perché poi, come dire, non è che uno poi sono, commettono dei reati, c'è cioè chi poi li deve perseguire. Andassero dai loro parenti, andassero dai loro cugini, che scambiano i poliziotti per appartenenti a clan rivale e ci sparano addosso. Andassero da questi loro parenti a dire: prendiamo le distanze da questa camorra. Invece no, i fratelli, i loro cugini, Luigi, Antonio, i fratelli di Salvatore, sono tutti criminali, sono tutti in carcere. Carmela, la madre, la zia, sta in carcere perché organizzava lei le cose lì. Andassero a dire, perché non sono andati a dire di lasciare la scuola di cui si erano appropriati una parte, no? Come dependance? Ecco, la normalità non è questo, la normalità è vivere a casa tua, e la scuola, scuola, casa tua, casa tua. Io credo che se sono davvero lontani da queste vicende, facessero come hanno fatto tanti altri detenuti, facessero come ha fatto il papà di Antonio Armenta, che ha scritto a Giannino dicendo: io sono pentito di quello che ho fatto, so il dolore che hai, perché anche a me hanno ucciso un figlio allo stesso modo tanti anni fa, di cui nessuno però ne ha parlato. Un saluto per luridi.it. Grazie per essere stati qui stasera, voi svolgete un ruolo molto importante comunicando queste cose, questi aspetti, e divulgandosi soprattutto tra i giovani.